Ci fu però il quasi inevitabile momento di flessione. La nostra squadra era composta soltanto da 13 giocatori e da tre ragazzi, senz'altro bravi, ma troppo giovani ed inesperti. Per 3 o 4 domeniche la Sessana accusò, pur senza perdere, un calo di rendimento e di risultati. I punti di vantaggio, con una snervante altalena di situazioni, si ridussero ad una punta minima di due. Fu in quel periodo che conobbi più da vicino il professor Lombardi, nostro vicepresidente. Col Capua lui disse poche ma significative parole ai giocatori, riportando la fiducia e la serenità di cui avevamo proprio bisogno in quel momento. La squadra riprese la sua marcia decisa, fornendo quasi sempre prestazioni di rilievo. Fu così anche a Napoli contro la Juve Saffa. Quella fu l'ultima partita di Giuseppe Laudato. Martedì 22 marzo 1966, ad 1 chilometro dal casello autostradale di Caserta Nord, ci fu un terribile incidente in cui persero la vita, oltre al giocatore, anche il professor Lombardi e l'avvocato De Santis. La domenica successiva, a Sessa, la partita contro l'Interfrattese fu giocata in un'atmosfera particolarissima. C'era una gran folla al campo, commossa e muta. Durante il minuto di raccoglimento, qualcuno del pubblico sonò il silenzio e la commozione divenne incontenibile. Noi disputammo senz'altro la partita più bella, travolgendo gli avversari con un punteggio clamoroso. Quel tragico episodio rinsaldò ancor di più la nostra amicizia ed i nostri intenti. Ciascuno di noi aveva preso tacitamente un impegno con i tre amici scomparsi e questa motivazione fortissima fu determinante in seguito.